occasione parliamo di un modello di innovazione che deriva dall'interfaccia fra la biologia evoluzionista e l'applicazione dell'evoluzione alla scienza e alla tecnologia, quindi all'artefatto umano. L'idea originaria nasce dalla biologia evoluzionista, da Darwin, no? È ripresa poi dal paleontologo Gould, e negli ultimi anni c'è qualcuno che ha cominciato ad applicarla alla tecnologia, all'evoluzione tecnologia, e specificatamente per spiegare l'invenzione. Si assume che l'invenzione derivi o da un bisogno persistente o da un fenomeno scientifico, tutto vero, ma in più spesso l'invenzione deriva dalla scoperta di una funzione nascosta. Quindi le tecnologie e gli artefatti hanno una funzione nascosta, che è una ricchezza delle tecnologie, che permette il trasferimento di quella tecnologia da un'applicazione per la quale era stata progettata a un'applicazione spesso radicalmente nuova, e spesso queste nuove applicazioni aprono dei campi scientifici e tecnologici interamente nuovi. L'innovazione a me ha sempre affascinato, per tanti anni sono occupato di innovazione e negli ultimi anni, 6 o 7 anni, ho cercato di capire meglio che cosa significa, e da questo è nata questa collaborazione con Pierpaolo Andriani. La cosa sorprendente è che noi ci occupiamo di futuro dell'innovazione, e questo futuro dell'innovazione lo capiamo bene studiando il passato. Effettivamente i nostri modelli evoluzionisti di innovazione tecnologica ci permettono di capire cosa è successo nel passato dell'innovazione, e la cosa sorprendente è che analizzandola a un livello sufficiente di dettaglio riscopriamo gli stessi meccanismi 50.000 anni fa, 1.000 anni fa e in questi anni. E la cosa è particolarmente importante perché stiamo cercando di capire cosa succede in questo periodo in cui si parla tantissimo di innovazione tecnologica, ma dovremmo parlare forse anche di rivoluzione industriale, per cui l'innovazione radicale, quella che studiamo noi, la vediamo emergere giorno per giorno, ma i meccanismi con cui emerge sono gli stessi con cui emergeva 50.000 anni fa.